Sindaca, come vi state preparando alla ripresa turistica che tutti si aspettano arriverà? Arriverà maggio, giugno, ma sicuramente torneremo a vedere i turisti nelle Cinque Terre. Sì, stiamo programmando già tutta una serie di servizi che sono fondamentali per la ripresa turistica e abbiamo anche dei buoni segnali che arrivano proprio da questi giorni in cui ci sono già persone almeno il fine settimana. Senta, Sindaco, il ministro Garavaglia in un'intervista recente ha detto che ad aprile, secondo lui, potrebbero essere aboliti i Green Pass e potrebbero essere anche alleggerite le regole anti-Covid, tipo il tampone per chi si presenta ai ristoranti o in albergo. Lei è d'accordo? Condivide questa linea del ministro? E questo chiaramente lui dice per favorire veramente i flussi turistici, ovvio. Ma io vedo sulla base dell'esperienza degli anni scorsi, durante l'estate la situazione sanitaria era migliorata notevolmente. Se non ci saranno delle preclusioni dal punto di vista sanitario, quindi che dovessero arrivare dal Ministero della Salute, sì, sono ovviamente d'accordo, anche per rendere più facile, insomma, la gestione poi dell'accoglienza turistica. Via dell'amore, riuscirete a tenere le previsioni del 2024 all'inaugurazione? Ma per il momento devo dire che la ditta incaricata sta lavorando molto velocemente, addirittura già nel primo pezzo, quello che si vede diciamo da Via Telemaco Signorini, sono già state installate le prime reti, quindi Edilizia direi sì. acrobatica? No, non Ah, non è edilizia è edilizia acrobatica, eh? acrobatica, sono altre due imprese. Bene, l'intervista completa alla sindaca di Rio Maggiore, Fabrizia Pecunia, questa sera alle 21:30.